La Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea ha sede a Roma in Palazzo Mattei di Giove. Il palazzo fu costruito tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento per volere di Asdrubale Mattei, marchese di Giove, che ne commissionò il progetto e la costruzione a Carlo Maderno. Il palazzo è riccamente adornato di opere d'arte, in particolare nei cortili e nello scalone vi è una preziosa collezione di antichità romane che era di proprietà dei Mattei. Il palazzo è al momento oggetto di importanti lavori di restauro sia negli esterni che negli interni. Gli esterni a cura della Sovrintendenza Speciale di Roma e gli interni nelle sale della biblioteca. Stiamo restaurando in particolare una piccola cappella che Asdrubale fece costruire per la moglie Costanza Gonzaga e la commissionò al pittore Gaspare Celio. E le origini della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea risalgono al giugno del 1880, quando il Parlamento approvò una proposta di legge di Pasquale Villari che proponeva di creare una raccolta di documenti, libri, testimonianze che testimoniassero il lungo percorso risorgimentale che si era da poco concluso con la presa di Roma nel 1870. Si diede quindi avvio alla costruzione di questa importante raccolta che ebbe sede all'inizio presso la Biblioteca Nazionale di Roma Vittorio Emanuele II, che aveva sede al Collegio Romano e divenne la sezione Risorgimento di questa biblioteca. Si acquisirono fondi sul mercato antiquario, ma anche direttamente dai protagonisti risorgimentali e dai loro discendenti. E con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale si diede avvio anche alla raccolta di materiali che testimoniassero proprio la guerra, perché in quel periodo veniva considerata come il coronamento del risorgimento nazionale. La biblioteca poi prese la denominazione attuale nel 1937 e nel 1939 fu trasferita in questo palazzo dove ancora oggi ha sede. Quindi i nostri fondi costitutivi sono il Fondo del Risorgimento e il Fondo della Prima Guerra Mondiale. Tra le nostre ricchissime raccolte voglio ricordare la collezione mazziniana, che si è composta da circa 8.000 autografi di Mazzini che provenivano dalla collezione di Ernesto Nathan. Voglio anche ricordare una collezione di 41 carte salate, cioè di scatti fotografici fatti dal fotografo Lecchi durante i fatti della Repubblica Romana del 1849, che rappresentano il primo reportage fotografico di guerra di cui appunto siamo a conoscenza. Poi voglio ricordare anche un fondo molto importante presso questa biblioteca, un fondo iconografico, quello dei manifesti illustrati. Abbiamo una ricca collezione di manifesti della Grande Guerra e anche poi un'importante collezione dei manifesti, diciamo, dell'età repubblicana, che quindi vanno dall'immediato dopoguerra ai giorni nostri. E la biblioteca oggi ha un vasto bacino di utenza e un orario di apertura lungo durante il quale forniamo i servizi al pubblico. Il nostro patrimonio bibliografico viene costantemente aggiornato con acquisti, doni e integrazioni dei fondi storici. La biblioteca ha una rete di rapporti importanti con istituzioni culturali, accademie, università, istituti di ricerca italiani e stranieri ed è un punto di riferimento per la comunità degli storici. E presso il nostro istituto si svolgono con continuità e intensità numerosi incontri, dibattiti, presentazioni di libri, seminari e convegni internazionali.